È una tradizione centenaria questa della Cicerata ed è proprio tutto il popolo che cammina insieme a San Francesco ricordando ciò che i minimi tantissimo tempo fa facevano qui a Maidano, in questo convento fondato proprio e voluto da San Francesco, offrivano questa minestra ai ceci per tutti i poveri. E quindi oggi il popolo maidese continua a vivere questa carità proprio ricordando quest'atto di carità che i minimi facevano per i poveri. Quindi siamo legatissimi, no? Al nostro patrono, al nostro protettore. Ecco, tanta gente non solo di Maida ma anche dai paesi limitrofi sono oggi qua, ecco, questa da sera tanti, qui tanti a questa processione, ecco. Sì, proprio perché riunisce anche tutta la zona, no? Proprio il 2 aprile Maida è consacrato, no? Proprio a San Francesco, come tutta la Calabria anche, proprio per il fatto della Cicerata, e quindi arrivano anche da tutte le parti del mondo, i maidesi sparsi nel mondo si ritrovano qui a Maida proprio per celebrare questo momento di fede. Ecco, spieghiamo un po' ai nostri telespettatori, noi abbiamo preso San Francesco nella chiesa matrice di e ora Maida, siamo l'abbiamo portato nel santuario, nella chiesa del convento, dove abbiamo i ruderi del convento. Tra poco lei celebra la Santa Messa, poi naturalmente darà la benedizione alla domani mattina dopo la messa delle 11 ci sarà la benedizione della pasta e ceci. Grazie. Assessore, allora anche lei portare San Francesco, ecco, lo fa abitualmente ogni anno è una tradizione, la viviamo, una bella emozione portare San Francesco, bellissimo. C'è tanta gente che torna anche dai da paese, da molto lontano, ci sono molti emigrati che tornano per questa bellissima tradizione. Oltre alla processione anche il discorso della Cicerata. La Cicerata, molto. Ne arriva dall'America, da tutte le parti del mondo, dal Canada, da tutte le parti. Stiamo vedendo che è suggestiva il percorso che stiamo facendo in questo borgo qui di Maida. Ecco. È un borgo bellissimo, è bello da visitare, ci sono molte chiese, la tradizione è bellissima, è da visitare. Ecco, vediamo tanti giovani, ecco, che si sono devoti a San Francesco. San Francesco, per chi non lo sa, San Francesco si deve vivere. Ecco, lei da quanti anni è che porta? Da premettere che io sono venuto, sono un emigrato all'estero e sono venuto dalla Svizzera per assistere a questo evento che non vedevo da 13 anni. Evviva San Francesco di Paola e tutti i maidesi. Ecco, la cottura è perfetta, ecco, di questi ceci. Ottima. Oltre il cece che è buono, poi c'è anche un buon olio che è da questo territorio. Tutto casareccio. Che non può mancare, ecco, nella zona di Maida, l'olio. È di Maida. Sì. Diciamo, lei è stato anche cucinato. Ecco. Sì, siamo tutti, quelli che vedete qua, tutti che cuciniamo, tutti cuciniamo. Quanti anni è che lei... Chi sa Pietro Congeri? Io 41. Sono forse il più anziano, forse. Ogni anno è un'emozione diversa. Sì. Sono nuovi giovani che vengono, ogni anno è una cosa diversa per i giovani che vengono. Ogni anno c'è sempre una rigenerazione, un ricambio, tutto. Sindaco, anche quest'anno ci siamo alla Cicerata di Maida, ecco, tradizione che non deve mai finire. Non deve finire, tradizione in cui ci fa sentire tutta la comunità un'unica famiglia, è una cosa bellissima, una sensazione che si rinnova ogni anno dopo anno, è sempre più bella. Tanta gente, non solo di Maida, ma... Tanta gente di Maida, del circondario, che vengono qui a festeggiare questo giorno, per noi il giorno più importante dell'anno. Vogliamo sentire, da dove arrivate? Ecco. Io, da Borgia. Da Borgia, come ha saputo di questa Cicerata? Che sogna è Maida. Ah, di Maida lei, quindi quanti anni è che fa questa, che vede la Cicerata? 36, io ho 7 anni. Che giorno è per voi oggi, oltre alla festa, diciamo, che oggi San Francesco? È una giornata di compagnia, mangiamo in allegria. Per stare tutti insieme? Tutti insieme, cioè, amici e famiglia, parenti, tutti. Questo signore viene dalla Sicilia. Era siciliano, vero? Ecco, ospite dei calabresi, lei è siciliano? Sì. Tutto buono. Tutto buono, la pasta l'ha assaggiata, la pasta della Sicilia? Ovvio. È la prima volta che vede questa? Sì. Come gli è sembrata? No, una bella festa. Ci ritorna? Certo.